Buongiorno a tutti, vi piacerebbe realizzare da soli cornetti come quelli del bar? Io oggi li andrò a realizzare, sono facili e veloci, sono soffici, gustosi e fragranti. Con la mia ricetta riuscirete a realizzarli e non avranno nulla da invidiare a quelli che vi propongono al bar. Beh, io direi che è ora di iniziare, venite con me in cucina, li prepariamo insieme. Gli ingredienti che utilizzerò per questa ricetta sono 550 g di farina Manitoba, 45 g di zucchero semolato, 2 uova, 65 g di burro morbido, una bustina di lievito masto fornaio, 110 ml d'acqua, 150 ml di latte, un pizzico di sale, un cucchiaio aroma vaniglia. Per questa ricetta io utilizzerò il Bimby, in alternativa si può utilizzare un robot da cucina, l'impastatrice o realizzare l'impasto a mano. Nel boccale verso 70 g di farina, 10 g di zucchero, il lievito, l'acqua e tutto il latte. Chiudo il boccale con il coperchio e lavoro per un minuto. A questo punto lascio riposare per 30 minuti. Trascorso il tempo, verso tutti gli altri ingredienti: la farina, lo zucchero, il pizzico del sale, il burro, le uova e infine l'aroma vaniglia. Lavoro in modalità spiga per 3 minuti. Otterrò un panetto liscio e omogeneo. Ho adagiato il panetto sulla spianatoia, lo dividi in 8 pezzi dello stesso peso, circa 125 grammi. Sulla spianatoia ho versato un pochino di farina, lavoro per pochi secondi i pezzi e formo delle palline. Li lascio lievitare per 2 ore o fino al raddoppio. Trascorso il tempo, stendo con il mattarello le 8 palline e ottengo dei dischi dello stesso diametro. E ora procedo con l'assemblaggio. Utilizzerò del burro fuso e dello zucchero semolato. Spennello con il burro l'intero disco e cospargo con lo zucchero. Sovrappongo una sfoglia alla volta e procedo in questo modo fino all'ultimo disco. Sull'ultimo disco non va messo né burro né zucchero. A questo punto con il mattarello spiano e ottengo una grande sfoglia, spessa circa mezzo centimetro. Con un coltello affilato taglio la sfoglia e ottengo 16 spicchi.
Con il mattarello assottiglio un pochino lo spicchio, arrotolo dalla parte larga fino alla punta. Posiziono i cornetti in modo distanziato su una teglia da forno ricoperta di carta forno. Lascio lievitare circa un'ora e mezza. Devono raddoppiare il loro volume. Ora che sono ben lievitati, spennello con l'uovo sbattuto e un goccino di latte. A questo punto in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. I cornetti sfogliati sono pronti. Appena saranno intiepiditi, spolverizzerò con lo zucchero a velo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!